baccalà. Al baccalà. Alla Pertecarina. Paolo, okay, lo puoi finire? Allora, il baccalà è particolare perché è alla Pertecarina. Cominciamo a dire che a quei tempi, durante la ratura dei campi, si usava cosiddetto il gergo dialettale Pertecara, che era un aratro che si usava per lavorare i campi. Quando i contadini tornavano dai campi volevano questo baccalà alla Pertecaregna, perché loro volevano un piatto molto sostanzioso, ma anche povero. Il baccalà è importante perché poi, diciamo così, noi principalmente prendiamo un baccalà di prima scelta, noi il bacalao, che sarebbe il baccalà spagnolo, che c'è un inserimento di acqua e sale, ma non è il vero baccalà. Il vero baccalà viene messo a bagna, minimo 12-13 kg, per 5-6 ore viene cambiata l'acqua e otteniamo questa distillazione del baccalà così bello alto. E qui viene fatto sbollentato il baccalà, okay, a parte. A parte, dopodiché viene fatto un soffritto con olio rigorosamente del territorio, aglio e i cosiddetti peperoni cruschi. Esatto. Viene fatto questo soffritto e mantecato sopra il baccalà. Si fa insaporire giusto 3, 4, 5 minuti e si può servire.